finiamo questo ciclo terribile della partenza, dove andiamo a giocare sul campo di una squadra molto molto forte, che sta in un buonissimo stato di salute, l'ha dimostrato tutto il precampionato che ha fatto, questa partenza di campionato. Onestamente sono una squadra profondissima, hanno l'assenza di Paiola, che quindi costringerà l'allenatore a lasciare più tempo in campo Teodosic, Adams e Markovic, lo dico sorridendo. Poi hanno un pacchetto lunghi di 5 giocatori importanti, quindi sono una squadra ottima. Noi dal canto nostro veniamo da un'altra buona settimana di lavoro, ho paura a dirlo perché poi chiaramente quando lo si dice poi magari viene poi una partita pessima, prendono gli insulti, però come dico dall'inizio dell'anno lavorano tanto bene, ci danno, abbiamo preparato delle cose e niente, andiamo per finire, per continuare il nostro percorso di crescita. Sappiamo tutti che sarà durissima, quasi impossibile, ma nello sport non c'è niente di impossibile, quindi proveremo a dare del filo da torcere alla Virtus e poi tireremo il sole. Abbiamo già giocato in Supercoppa e facciamo una buona partita qui la prima, la seconda chiaramente veniva da con un solo giorno tra una partita e l'altra, eravamo onestamente a pezzi. Loro sono una squadra molto molto strutturata, molto molto preparata dal loro allenatore, dal loro staff. Hanno una fisicità notevole sia nel pacchetto dei lunghi che in quello degli esterni, è sicuramente molto molto stimolante giocarci. Chiaramente tu hai citato TJ, giocare contro Teodosic, che probabilmente è il giocatore più forte del campionato, è chiaro che dà degli stimoli maggiori.